Salve a tutti, qui Antonio Cianci, Raccattafilm per voi con un'altra classifica. Esiste un preconcetto secondo cui i remake sono sempre peggiori rispetto alla versione originale del film. E questo argomento l'avevamo già trattato nell'ultima flop, se ben vi ricordate. A volte in effetti è così, altre volte, in rarissimi casi, si ignora che grandi film siano proprio il fortunato rifacimento di pellicole semisconosciute. Nonostante tanti tentativi fallimentari, ci sono alcuni rifacimenti che sono un vero e proprio successo di critica e di pubblico. Adesso andiamo a sfogliare la nostra top 6 migliori remake cinematografici. Sesta posizione per Casino Royale. Questo romanzo di James Bond fu il primo scritto da Ian Fleming, ma la spy comedy del 1967 venne fatta senza l'intervento del leggendario produttore Albert Broccoli con la sua società di produzione la Ion Productions. Questo film interpretò approssimativamente la storia di Fleming, divenne una parodia stroncata pesantemente dalla critica. Date le premesse, c'era una certa riluttanza da parte degli studios di mettere di nuovo mano su questa storia, ma intervenne il regista e sceneggiatore, premio Oscar per Crash Contatto Fisico, Paul Haggis, che rimodellò la sceneggiatura e divenne la prima pellicola con il Bond interpretato da Daniel Craig. Il piglio comico della versione originale venne totalmente abbandonato in favore di scene d'azione al cardiopalma, che lo fecero diventare uno dei film più amati di Bond. Quinta posizione per Dredd. L'originale del 1995, Dredd, La legge sono io, con un Sylvester Stallone decisamente sottotono, venne considerato confusionario da molti, tanto che lo stesso Stallone ammise la filosofia del film non era proprio scolpita nella pietra. Venne fuori il grintoso remake del 2012, diretto da Pete Travis e scritto brillantemente da Alex Garland, ricordiamo, sceneggiatore di 28 giorni dopo, Sunshine, Non lasciarmi, il videogioco Enslaved, regista di Ex Machina. Quindi ha abortito qualsiasi vago umorismo questo remake e ci ha consegnato una pellicola decisamente più oscura, più brutale, più apprezzata dai fan dopo l'uscita nei cinema statunitensi. Qui in Italia la distribuzione non ha mosso un dito e non è nemmeno arrivato in versione home video, mannaggia! Quarta posizione per Il Grinta, film del 1969 con John Wayne nel ruolo di protagonista. La versione più recente è in realtà un remake diretto dai fratelli Coen nel 2010. Questo crudo, cruento western affronta la storia di Matty Ross, interpretata da Aileen Stanfield, che recluta lo US Marshal Rooster Cockburn, Jeff Bridges, per rintracciare l'assassino che ha ucciso i suoi genitori. 10 nomination agli Oscar e una critica estasiata per il passaggio di genere, da classico western per famiglie a profondo e violento dramma. Passiamo al trio delle meraviglie, un podio inarrivabile, insostituibile, cominciando dalla terza posizione con La Cosa. Il film horror fantascientifico del 1952, La Cosa, da un altro mondo, venne rifatto nel 1982 con il titolo più breve, La Cosa, rimanendo del tutto fedele al materiale originale di John Campbell Jr. In pochi mesi si assisteva alla nascita di un cult movie con una sceneggiatura decisamente più accattivante rispetto alla precedente versione, che si concentra su un gruppo di ricercatori in Antartide alle prese con una forma di vita extraterrestre parassita che assume le sembianze degli esseri con i quali entra in contatto. Manco a dirlo, paranoia e terrore sono al centro di questo spettacolare remake horror firmato Carpenter. Seconda posizione per La Mosca, il raccapricciante horror del 1986, altri non è, che il remake dell'omonimo B-movie del 1958. La scioccante trama, riassumibile in uno scienziato che si trasforma progressivamente in una mosca, subì una violenta revisione da parte di David Cronenberg, aggiungendoci dose massicce di sangue, paura e profondità emotiva. Il film di Cronenberg consacrò il regista a vero pioniere del genere body horror, in cui le mutazioni raccapriccianti e strane malattie diventarono la sua specialità. Come puoi schiodare dalla prima posizione Scarface del 1983, remake dell'ancora grande pellicola di Howard Hawks del 1932, ma questo remake non ha fatto altro che alzare l'asticella, spostando il racconto sui traffici di droga nell'assolata Florida e facendo vestire ad Al Pacino i panni di un immigrato di origine cubana, Tony Montana.
Ed è, a ragione, considerato all'unanimità uno dei più grandi film sulla criminalità organizzata mai realizzati. E poi vogliamo mettere sul piedistallo la Santissima Trinità, il regista Brian De Palma, lo sceneggiatore Oliver Stone e il compositore Giorgio Moroder. Una vera delizia. E qui Antonio Cianci, il raccattafilm ha finito. Se vi è piaciuta la classifica, un bel pollicione in alto. Se la volete modificare a vostro piacimento, ci becchiamo qui sotto nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!